diversi dal suo gruppo di lavoro? Allora, il mio gruppo di lavoro si è essenzialmente occupato della quotidianità dell'informazione. In che senso la quotidianità? Nel senso che ha cercato di focalizzare quei temi che subliminalmente passano nel quotidiano dell'informazione televisiva, della carta stampata, o perché no, persino anche dell'informazione 2.0, cioè dell'informazione interattiva via web, notando come nonostante l'evoluzione della società e anche della cultura che circonda il fenomeno migratorio, siamo ancora spesso ancorati a stereotipi che vanno a formare la nostra realtà, no? Siamo ancora ancorati a un modello di realtà socialmente costruita, che non è, ahimè, una realtà, almeno questo è emerso dagli elementi del nostro gruppo, che non è una realtà, insomma, del tutto piana, non è una realtà che davvero ha preso coscienza della multiculturalità della società in cui siamo inseriti. Allora, che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di concepire alcuni strumenti, essenzialmente degli esercizi, delle metodologie, degli strumenti che, come dire, propongano un approccio dal basso verso l'alto, bottom up, rivolti a chi? Rivolti ai studenti giornalisti, essenzialmente, cioè ai giornalisti, ai comunicatori in via di formazione. Questi strumenti, come dire, hanno lo scopo di creare una presa di coscienza, e attraverso questa presa di coscienza della propria gergalità, del proprio uso anche di questi stereotipi cui prima accennavo, avrebbero come dire, la potenzialità per far emergere le contraddizioni in ognuno di noi, e anche le contraddizioni nel gruppo in cui ognuno di noi si trova spesso ad agire, ad operare.